Tutti gli esseri umani sono Dio. Dio è l'essenza di se stesso, totale, anche se indefinita. Ciò significa, in sintesi, io sono l'essenza di tutto l'insieme. Ora, la nostra capacità di ragionare deve essere in grado di capire qualcosa di molto importante per tutti. Io anche esisto come un io esisto, ma io esisto come uno che è invece creato, limitato, relativo, uno che vale poco. Pertanto la mia vita è dentro l'essere totale di Dio, è la presenza di Dio, l'incarnazione di Dio nella mia presenza relativa, uguale alla croce di Dio. Dio è sulla croce della mia persona, incarnato nella mia persona, perché croce di Dio io sono. È ben inteso, quindi, che l'unica religione in cui si afferma Gesù Cristo, figlio di Dio, è la religione in cui si afferma ciò che è vero per tutti e che ci riguarda tutti. Siamo tutti figli di Dio. Dio è in croce, incarnato in ognuno di noi, con la persona di Gesù Cristo. Dio ha creato il campione divino, l'esempio vivente di come Dio è per ognuno di noi. È sulla croce del nostro povero io. Pertanto, quando i cristiani veri celebrano il Dio che è morto sulla croce, non si riferiscono alla morte di Dio, ma a tutta la vita di Dio incarnato nella nostra presenza. In realtà, l'esempio di Gesù Cristo è stato dato come il divino campione, il campione valido per tutti noi, il campione di quanto è vero in noi. Il nostro campione è Dio, e noi tutti siamo Dio, un Dio ancora però sulla croce, ma che risorgerà da quella croce, come è risorto il nostro campione, come quel campione che è valido per tutti. Pertanto, per mezzo di Gesù Cristo, Dio ci insegna che siamo tutti Suoi figli, che noi tutti avremo la nostra brava risurrezione, che tutti, dopo la morte, saremo il Dio Onnipotente, noi che lo siamo già ora, per la natura assoluta di Dio, in croce in noi. Noi vedremo sconfitta la morte per sempre, sconfitta quella croce di Dio, ora, nella nostra attuale impotenza.